Raccontaci un aneddoto o di un'esperienza positiva che hai incontrato durante i tuoi viaggi. Beh, ecco, senz'altro qualcosa di estremamente positivo che ha fatto cambiare, che ha dato una svolta, sul serio una svolta alla mia vita. Un incontro, allora, durante il primo viaggio verso la Mongolia, io sono partito da casa perché avevo oltre. È stato un viaggio molto molto duro, era la prima volta che aprivo gli occhi al mondo e che mi mettevo alla prova. Mi sosteneva questo desiderio enorme di vedere questo monastero che sapevo che era a 10.000 km da casa circa. Lì ho avuto il modo di parlare con un monaco buddista, è stata una cosa molto strana perché io parlavo in inglese e lui parlava solo in tibetano, quindi c'erano altre due persone che facevano da tramite. Comunque questo monaco è riuscito a trasferirmi il concetto della loro serenità interiore, cioè la semplicità, amicizia, amore, famiglia, altruismo, le cose sul serio che ti fanno stare sereno, cioè tutt'altro di quello che è il nostro mondo, ecco. Perfetto, un ottimo sguardo nel mondo, cose positive, esperienze che ti toccano anche personalmente quando rientri. E situazioni particolari, perché per esempio tu viaggi da solo, qualche problema, sai, ci possono essere anche, come si dice, dei balordi o qualcuno che vuole fare problemi, che ti vuole rubare la moto, ti vuole rubare i bagagli. Qualche problema l'avrai incontrato anche tu. Ci spieghi, diciamo, dove è quello più che ti ha fatto più preoccupare? Beh, problemi ne ho avuti in Ucraina nel 2002. Mi hanno rubato macchina fotografica, cellulare, l'anello, altre cosette, comunque non mi hanno piegato le ossa. Bisogna sempre partire con il presupposto che sono incidenti di percorso, possono succedere. Un altro problema di furti l'ho avuto in Iran, mi hanno rubato il casco e occhiali. E quello è stato un attimino, mi ha messo un attimino più in difficoltà, perché l'indomani ovviamente viaggiare senza casco, io oltre senza occhiali è impossibile. Domani in Iran ho comprato in una città non molto grande dell'Iran, sono riuscito a trovare un casco, ho preso quello che costava di più, costava 12, l'equivalente di 12 dollari, era 2005, quindi vi potete immaginare. L'interno sembrava un sacchetto di plastica di quelli con cui si va a fare la spesa e lì sul serio mi ha messo un po' in croce, però sono sempre cose. E con questo casco quanti chilometri hai fatto? Con questo casco ne ho fatti un sacco, perché sono 15.000 circa, ecco, perché in pratica dall'Iran ho fatto tutto Iran, Turkmenistan, dopo Uzbekistan, sono andato a Samarkand, in Kirghizistan, al confine con la Cina, sono tornato indietro sul lago d'Aral fino a casa, ero agli inizi del viaggio. Quindi un ottimo sacchetto per la spesa, insomma. E anche Italo, di dalla più. tua esperienza, un consiglio per chi vuole intraprendere dei viaggi importanti come quelli che hai fatto tu, quindi incominciare con dei piccoli viaggi in Europa prima di andare ad addentrarsi poi nel resto delle vie del mondo, oppure incominciare subito però super attrezzati, GPS, assistenza, dacci tu un consiglio. No, no, no. Allora, mettersi alla prova pian piano in viaggi successivi, provare ovviamente io viaggio solo se si viaggia in gruppo è tutto estremamente più facile, estremamente scontato. Mettersi alla prova perché la cosa più difficile non è il far chilometri, scusate, il far chilometri in sé, quando si ha la solitudine, fare i conti con se stessi, quindi mettersi alla prova in viaggi successivi pian piano e poi. Passione, tanta, tanta passione, tanta umiltà quando ci si confronta con le altre persone, tanta umiltà. E quanti soldi bisogna portarsi dietro?
Ma io non sono uno che spende molto, vado molto alla base. Io di solito mi nascondo 1.000 euro in moto, considero la moto il posto più, la cosa più difficile da rubare e la cosa più sicura per conservare dei soldi. 1.000 euro, 1.000 dollari, 1.000 euro, adesso dipende dai posti in cui vado, che mi servono per le, e poi magari prelevo, ma comunque io viaggio molto veramente, vado negli alberghi, sono andato anche in alberghi con meno di $1 al giorno. Però. Sì, questo è stato sul serio un record. Credo. Colazione compresa? No, vabbè, senza... Già tanto se c'era il bagno. sì, già tanto. Beh, sul bagno dopo avrei degli aneddoti, ma è meglio non addentrarci, perché se poi trasmettete la trasmissione ora di pranzo, è meglio lasciar perdere. Va bene, quindi da quello che abbiamo capito, tanta passione, voglia di esplorare, voglia di mettersi in discussione e soprattutto tempo, perché almeno un mesetto bisogna dedicarlo. Beh, Dio, il tempo è lì ognuno bisogna che veda col suo lavoro, con i suoi impegni, però un viaggio che abbia un certo significato, un viaggio di un certo spessore, anche per quello che può essere un mettersi alla prova a meno di un mese, no. Perfetto, proprio per questo noi abbiamo voluto intervistare Italo, che ci ha spiegato un po' la sua moto, le sue esperienze di viaggio. Vorremmo magari un giorno, che quando ho fatto il prossimo viaggio, che è programmato quando? Il prossimo viaggio partirò il 9 di dicembre, esatto, sarà... Ho già dovuto prenotare il viaggio, perché partirò, sarà una cosa molto, veramente una chicca, anche l'arrivo a Buenos Aires. Partirò in nave da Bilbao con una nave cargo. Un mese di navigazione per arrivare a Buenos Aires. Allora qualcuno dirà: cosa fai un mese in mare? Sì, no, non c'è, ci sarà da rompersi, però questo sarà lo scotto da pagare per 7-8 mesi di grande libertà, di grande viaggio, di grande vita. In ogni modo, senz'altro mi piacerà, io sono uno che mi piacciono continuamente cose nuove, quindi avrò modo di vedere come si muovono negli scali commerciali, come si movimentazione di container e tutto quanto negli scali commerciali, come si muovono i marinai su una nave cargo. Avrò modo di vedere sicuramente la sala motore, questo e quest'altro, e poi scusate se poco, stare in mezzo all'oceano non credo che sia un'emozione che hanno provato in molti e che sia da scartare. Perfetto Italo, quando poi ritornerai ti ricorderai degli amici di MotoChannel, quindi se vuoi fare un saluto a MotoChannel.it, a tutti quelli che ci ascoltano, perché anche noi offriamo un servizio completamente gratuito alla comunità dei mototuristi e dei moto appassionati. Un saluto. Senz'altro un saluto a tutti gli ascoltatori di MotoChannel. E dai, niente. E quindi appena torno al mio rientro, facciamo un brindisi virtuale per ora al viaggio, e poi al mio rientro senz'altro ci vedremo di nuovo. Perfetto, auguri, buon viaggio. Grazie ciao, mille. Ciao, grazie. Ciao. Amici di MotoChannel è tutto, arrivederci.